Ciao a tutti, oggi faremo merenda insieme e faremo una merenda davvero golosissima. Ci facciamo una torta con la panna montata e le fragole, ma sempre a basso indice glicemico, quindi adatta per chi come me vuole restare a dieta. Per la nostra torta ci occorreranno un 30 g di burro già bello morbido, quindi lo lasciamo un pochino a temperatura ambiente, 100 g di farina di nocciole, 100 g di farina di mandorle, un uovo, le fragole, la panna da montare, meglio se fosse panna fresca come nel mio caso, ci occorrerà un pochino di latte. Le fragole le ho già dette, sì, ci occorrerà anche della stevia per chi è a dieta. Chi è a dieta può usare, come me, potrà usare della stevia o dello zucchero di fiori di cocco. Chi non è a dieta può usare qualunque altro tipo di dolcificante, quindi miele, zucchero di canna, sciroppo d'acero, insomma tutto quello che volete. Chi è a dieta, per forza di cose, deve essere un dolcificante a basso indice glicemico e da lì purtroppo non possiamo scappare, ma vedrete, sarà una torta speciale. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere dentro una ciotola sufficientemente capiente. La Fiona si sposta di qua e di là, amore? Allora, mettiamo dei 100 g di farina di nocciole, 100 g di farina di mandorle, il burro, l'uovo intero e un 2 cucchiaini belli abbondanti di stevia. Eccoli qua. Quindi, qui per forza di cose ho idea che occorrerà un pochino di latte, scusatemi, non l'ho aperto prima. Ormai sapete anche dove tengo le cose, quindi qual è il cassetto delle posate. Eccolo qua. Quindi, ho già pulito le mani, impastiamo bene tutto e se fosse necessario aggiungiamo chiaramente un pochino di latte per rendere l'impasto lavorabile. Ho aperto il latte, ma in realtà non è servito. Guardate, con questa dose, vedrete che riuscirete tranquillamente a lavorare gli ingredienti. Quindi impastiamo per bene. Una volta impastati per bene tutti gli ingredienti, avremo una palla di pasta che trasferiremo in una teglia da forno sulla quale avremo già steso della carta forno. Per farla aderire per bene ai bordi basterà bagnarla e strizzarla. Quindi stendiamo semplicemente così con le mani in modo da ottenere tutto uno strato sottile. Ecco fatto, dovremmo fare in modo di avere intorno il bordo un pochino più alto, è comunque una crostata e quindi gli diamo proprio la forma della crostata. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per un 15-20 minuti. Trascorso un quarto d'ora, 20 minuti circa, lo vedrete quando la vostra torta sarà pronta, la possiamo tirare fuori dal forno e la lasciamo raffreddare per bene. Intanto che la torta si raffredda, montiamo la panna. Quindi questo lo sappiamo già fare, lo versiamo in un contenitore. Io aggiungerò un cucchiaino abbondante di stevia, anche qui la panna è buona anche senza zucchero. La montiamo. A questi punti possiamo mettere la torta su un piatto. Eccola qua, ed ora andiamo a ricoprirla con la panna montata. Naturalmente chi lo desidera potrà usare un sac à poche, io spalmerò la panna semplicemente così con il cucchiaio.
A questi punti viene la parte più bella. Dopo, naturalmente, averle lavate per bene, disponiamo le fragole. Ed ecco fatto. Beh, io dico che è bellissimo stare a dieta. Finalmente è arrivato il momento di assaggiare la nostra torta. Devo dirvi che con la passeggiatona che abbiamo fatto oggi ce la siamo davvero meritata. Eccola qua, guardate che meraviglia! Bene, ed eccoci qua, è finalmente giunto il momento di assaggiare la nostra torta. Beh, se questa è una dieta, a dieta tutta la vita. Bene, assaggiamo. Ve lo dico a fare, è buonissima. Bene, come sempre grazie davvero a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!